Allora, molto semplicemente adesso, diamo un'indicazione sulla struttura blues, standard per chi inizia, sugli accordi principali 1, 4, 5 di dominante, per cui noi abbiamo tre accordi di dominante, Do dominant, in questo caso facciamo un esempio in Do, per cui Do dominante, Fa dominante, su questa struttura di accordi, design di accordi, e G dominant, per cui l'intervallo sarà tonica, lo vediamo in questa locazione, quarta giusta e quinta, rispetto alle locazioni geometriche lo vediamo così. Se fosse disposto ad esempio da questa sezione di tasto non cambierebbe niente. Di conseguenza, la forma accordale dalla quale principalmente parti sono queste, nel senso non usi forme, diciamo, in assenza di quinta o dominanti con le none o sostituzioni. Prendi Do dominante, prima battuta, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 4, questo è il quinto bar, sesta battuta, settima battuta, ottava battuta, nona, decima, undicesima. Dodicesima, senza fare, perché nella dodicesima c'è dentro comunque, se desideri, lo spostamento di quello che viene definito turnaround nel blues, che comunque è la chiusura, cioè è la dodicesima battuta del quinto grado del G dominant, che poi se lo fai in B flat, si bemolle dominante. È la stessa identica cosa, perché ovunque tu vada nella struttura del manico, non cambia assolutamente nulla, no? Giusto? Quindi, ritornando in Do, anche se non suona benissimo dire farlo come lo faccio qui, farlo e allenarmi nello studio della forma a livello meccanico. Siccome siamo all'inizio, almeno mi serve per applicarmi degli accordi. Visto dove ho preso il quarto grado, prendo una quinta indietro. Quarta sopra. Chiaro che ha un suono di cadenza, la più naturale è questa. Vedi che però ho messo un accordo di nona. Nona intendiamo tonica, terza, settima minore. Questa nota, che in realtà ovviamente è un sol, che rispetto al fa è un suo nono grado, perché è una seconda messa al canto, diventa una nona, giusto? Ovviamente non è una terza. E lo vedi chiaramente dallo specchietto, ok?